Ciao a tutti, bentornati sul canale della Fata Tuttofare. Nel video tutorial di oggi andremo a realizzare un progetto maglia davvero molto interessante. Renderemo protagonista questo filato che quest'anno ancora non utilizzavo mai, che è il cotone numero 5 della Textiland, della Manda. Un cotone veramente molto molto bello, un filo di Scozia che si lavora benissimo con l'uncinetto numero 2 che è già pronto, e quindi questo è quanto occorre per realizzare il nostro progetto. Quindi senza altro indugio passiamo direttamente al tutorial. Prendiamo il nostro filo e prendiamo il nostro uncinetto. Io ho già realizzato i due pannelli avviando 109 catenelle, che sono multiplo di 6 più 1. Io adesso vi faccio un campione più piccolino per potervi far vedere meglio l'esecuzione del punto. Poi ovviamente voi lo adatterete al numero di catenelle con cui, a seconda della taglia, dovrete partire. Vado ad avviare quindi un multiplo di 6 più 1, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 25, quindi 24 come multiplo più 1, siamo a 25 catenelle. Questo almeno è il mio campione. Poi, come vi dicevo, io sono partita con 109 maglie. Una volta che avrete caricato tutte le maglie necessarie per il vostro multiplo, potete aggiungere 3 catenelle per fare la prima maglia alta. E so che qualcuno si confonde, vi faccio vedere che c'è un altro modo, cioè invece di aggiungerne 3 se ne aggiunge una sola, si rientra in quella precedente, cioè nella seconda dall'uncinetto si segue il punto basso e le 2 catenelle sopra. Otteniamo in questo modo di avere comunque la prima maglia alta. E questo sicuramente genera meno confusione, perché so che insomma spesso mi scrivete in questo senso dicendomi che con le 3 catenelle aggiuntive la prima maglia alta poi si fa un po' di fatica. Adesso si torna indietro lavorando tutte maglie alte, quindi avrete 25 maglie alte e in tutto dovremo realizzare 3 righe. Realizzate le nostre maglie, io vado a girare come ho fatto ad inizio lavoro, quindi vado semplicemente ad eseguire una catenella, giro il lavoro, nella prima maglia faccio il punto basso e poi sopra 2 catenelle. In questo modo il lavoro vi risulterà più compatto e vado a ricominciare per un totale di 3 righe, quindi andiamo a fare la fascia inferiore della maglia, quindi sono 3 righe in tutto di maglie alte. Realizzate le 3 righe di maglie alte, adesso avviamo il lavoro vero e proprio. Allora, il nostro punto si sviluppa in 2 sole righe che andranno alternate per tutto il tempo. La riga 1 è la seguente. Si comincia con 5 catenelle, però io prima giro il lavoro e poi le eseguo, perché ho bisogno poi di averle un po' più dal dritto. Quindi giro il lavoro e faccio 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle. Filo sull'uncinetto, rientro nella seconda. Dal basso, quindi qui, e vado ad eseguire una e 2 maglie alte, quindi rientro nello stesso punto, faccio 2 maglie alte e ho fatto praticamente questo gruppo di 3, quindi 2 maglie sotto, le 3 successive ne abbiamo fatte 5, formano la prima maglia alta e poi ne abbiamo fatte altre 2, quindi abbiamo 3 maglie alte. Da dove mi trovo aggiungo direttamente 3 catenelle, faccio 1, 2 e 3. Riprendo il filo sull'uncinetto, rientro qui, vedete, dove ho generato praticamente la catenella, e vado ad eseguire altre 2 maglie alte, 1 e 2. Adesso tanto la rivediamo più volte. In questo modo ho fatto 2 triangolini di 3 maglie alte. Adesso conto 1, 2, 3, 4, 5, nella sesta maglia vado ad eseguire un punto basso e vado a bloccare il lavoro che ho fatto. Lo rifacciamo insieme. 1, 2 e 3 maglie alte, si ricomincia con 5 soltanto la prima volta perché si calcola anche lo spazio della maglia bassa, poi in realtà nelle altre volte si fanno soltanto 3, cioè si segue di fatto la prima maglia alta. Filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e vado ad eseguire altre 2 maglie alte, 1 e 2. Di nuovo, da dove ci troviamo, facciamo 1, 2 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto, rientriamo qui e facciamo altre 2 maglie alte. Quindi sono tutti moduli di 3 maglie, no? La prima è data dalle catenelle e il resto lo lavoriamo. Contiamo 1, 2, 3, 4, 5, nella sesta eseguiamo un punto basso. Di nuovo si ricomincia, 1, 2,
e 3, filo sull'uncinetto, entro prendendo le due costine del punto basso ed eseguo due maglie alte, la prima e la seconda. Fatte queste tre maglie, di nuovo faccio una, 2 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro prendendo le due costine dell'ultimo punto e faccio di nuovo 2 maglie alte. Il punto, come vedete, è semplice, si conta nuovamente 1, 2, 3, 4, 5, nella sesta maglia si esegue il punto basso, quindi si blocca questa sequenza di maglie alte. Facciamo per l'ultima volta 1, 2, e 3 sono le catenelle che formano la prima maglia alta. Filo sull'uncinetto, rientro nella maglia bassa ed eseguo una e due maglie alte. Direttamente da qui andiamo a fare l'altro modulo di 3, aggiungendo la prima maglia alta, formata quindi da 3 catenelle. Filo sull'uncinetto, entro nell'ultimo punto e vado ad eseguire altre due maglie alte. Quindi automaticamente la sesta maglia è l'ultima della fila e abbiamo completato la prima riga. Adesso facciamo la seconda e poi i moduli si andranno a ripetere per tutto il tempo. Avviamo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 catenelle, giriamo il lavoro, prendiamo l'uncinetto, entriamo praticamente qui. Vedete, abbiamo 1, 2 e 3 maglie, entriamo nello spazio. Lavoriamo 3 maglie alte. Il secondo giro è facilissimo. 2 e 3. Filo sull'uncinetto, si entra nello spazio successivo, si fanno di nuovo 3 maglie. Questo è tutto quello che va ripetuto per la riga. Quindi la riga numero 2 è facilissima. Sono soltanto 3 maglie alte che vanno prese sui blocchi sottostanti, vedete, in questo modo. E proseguite in questo modo fino ad occupare praticamente tutta la riga, alternando praticamente solo 3 maglie alte lavorate appunto nell'ultima maglia alta sottostante. Quando avrete completato la riga lavorando queste 3 maglie alte, vi ricordate che siamo partiti con 4 catenelle, adesso dobbiamo chiudere da questo lato allo stesso modo in cui abbiamo aperto. Quindi faccio semplicemente il doppio gettato, punto il mio uncinetto qui, vedete? Sulla prima catenella disponibile qua e vado a lavorare la mia maglia. In questo modo bilanciamo, vedete, l'inizio e la fine della riga con 4 catenelle da una parte e 4 catenelle dall'altra. E abbiamo praticamente sviluppato tutto il motivo. Adesso lo ricominciamo insieme girando il lavoro, ripartendo con 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5. Filo sull'uncinetto, rientriamo nella seconda e lavoriamo il primo modulo di 3 maglie alte. Facciamo 1, 2 e 3 catenelle e lavoriamo di nuovo le nostre 3 maglie alte. A questo punto non avete più bisogno di contare 6 punti di base perché sarà il lavoro stesso a dirvi dove dovete entrare, cioè saltate 3 e 3. Ed entrate direttamente qui e bloccate, quindi si conta soltanto nella prima riga, quindi poi il lavoro diventa ancora più semplice. Ricominciamo 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto, entriamo prendendo le costine e lavorando la prima e poi la seconda maglia alta. Di nuovo 1, 2 e 3 catenelle, lavoriamo altre due maglie alte, 1 e 2. Entriamo qui, punto basso e si ricomincia. Il punto è semplice per l'effetto che poi va a dare, perché sembra molto più complicato di quello che è. Alla fine sono gruppi di 3 maglie alte che, prese appunto nel modo in cui vi ho fatto vedere, danno un disegno davvero molto particolare, molto raffinato, elegante, che sembra poi complicatissimo, in realtà poi vi accorgerete che non lo è, perché praticamente lo sviluppiamo in solo 2 righe. E siamo a posto. Diciamo che la riga difficile è questa e l'altra è ancora più semplice, da che si tratta di lavorare soltanto 3 maglie alte per volta. Quindi di nuovo facciamo l'ultimo modulo insieme. 1, 2 e 3 catenelle, si rientra qui e si lavorano le altre due maglie, una e due.
lo chiudiamo qui, vedete, tra l'ultimo gruppo di 3 maglie alte e la catenella iniziale. Il vostro giro si ripete, quindi questo è il primo giro, adesso rifacciamo il secondo. Ci alziamo con 4 catenelle, 2, 3, 4, giriamo il lavoro, entriamo alla sommità, vedete, del modulo sottostante, per ognuno lavoriamo 3 maglie alte e questo è quanto va ripetuto ogni volta. Naturalmente vi dovete ricordare che alla fine di questa riga dovete rifare la catenella di 4 maglie lavorando qui in ultimo la maglia altissima, cioè con due gettati, e questo è il vostro motivo. Vi faccio vedere un altro campione piccolissimo che appunto ho realizzato per poter fare il calcolo del campione. Come vedete in questa ultima riga, non so se si riesce a vedere bene, ho mescolato anche un filo laminato bronzo. Adesso non so se la camera vi fa vedere, però vedete c'è un filo laminato bronzo. Eventualmente, se volete arricchire, impreziosire questo punto per fare una blusa ancora più elegante, potete anche mescolare un filo laminato in modo da appunto dargli una versione ancora più elegante. Adesso vi faccio vedere, partendo da questi due moduli, cosa sono andata a realizzare. Mi rendo conto che sullo sfondo bianco il filo ecru si vede veramente poco, ma l'effetto di questo punto è a dir poco fantastico, vedete? Con già la mia mano sotto si riesce a capire come appunto andiamo a formare questa specie di quadratini, vedete? Con questo motivo forato anche al centro. Sembra, ripeto, un punto difficile, dà l'impressione di essere tanti quadratini cuciti insieme, in realtà li lavoriamo in linea soltanto con due righe e l'effetto è davvero strepitoso. Guardate quando si dilata un pochino il lavoro, come si riesce a capire bene quello che siamo andati a realizzare. Allora, io sono partita, vi faccio vedere immediatamente, con 109 catenelle, ve lo scrivo qui in alto. 109 catenelle che sviluppano circa 43-45 cm di larghezza. Questo naturalmente dipende sempre dalla vostra mano e quindi quella che vado a realizzare è una taglia S comoda. Naturalmente, rispetto al mio campione, poi vi faccio vedere il mio schemino e praticamente io ho calcolato che adesso ve lo prendo, ma è incomprensibile. Praticamente io ho calcolato su 24 maglie, queste mi sono venute giuste giuste 10, questo campione è proprio di 10 centimetri, ok? Quindi praticamente in 10 centimetri io ho inserito 24 maglie, ok? Quindi il multiplo di 6 più 1, 20, però conto 24. 24 maglie, per avere più o meno i miei 45 centimetri, cosa ho fatto? Ho moltiplicato 24 che erano le maglie per 45 che erano i centimetri che volevo appunto realizzare e ho diviso per i centimetri del campione che sono 10. 24 per 45 diviso 10 mi dà appunto. Mi sembra 108, o comunque un numero che gli si avvicina. Voi dovete sempre poi arrivare al multiplo che vi serve, che è un numero divisibile per 6, e poi aggiungete 1. Quindi io sono partita con 109. Se volete, non so, per esempio 47 centimetri invece di 45, partirete con 115. Quindi riuscite a farvi facilmente il calcolo a seconda della vostra misura. Lavorando su due pannelli, è chiaro che se la mia misura totale è 88, non moltiplico per 88, ma per la metà, ok? Che è 44, più aggiungo il centimetro di comodità e sono arrivata ad ottenere questo pannello che è appunto 45 per 50. Anche l'altezza la potete regolare come volete, andando a contare i motivi, non le righe. Il motivo è questo ed è composto da due righe. Io ho 23 motivi su tutta l'altezza per arrivare, compresi anche i tre giri di maglia alta, per arrivare ai miei 50 centimetri. Naturalmente di pannelli ne dovete fare due uguali. Una volta che avrete realizzato i vostri due pannelli uguali, vedete che il punto è abbastanza fitto anche, quindi secondo me si riesce ad indossare anche facilmente senza niente sotto, oppure con le fasce, che probabilmente sono la soluzione migliore quando si hanno delle maglie un po' traforate. A questo punto, 45 cm sono ampi, io vado a fare due cuciture per il momento. Allora, la prima cucitura, invece di farla sopra, la faccio di lato. E vado a cucire praticamente soltanto i primi due moduli, quindi vado a cucire questo e questo, che saranno in tutto 4-5 punti, insomma, che do tranquillamente con l'ago. Vado a cucire 4 punti da questa parte, quindi il primo modulo, il primo motivo è quello della cucitura, poi
calcolo naturalmente i 18 centimetri dello scalfo e poi vado a fare la seconda. In questo caso potete lasciare anche 15, poi naturalmente la cosa è abbastanza soggettiva, cioè 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 motivi e cucire il resto. Questo è lo scalfo naturalmente della manica. Essendo un motivo che non va sulla spalla, sopra, ma va sceso, non conviene lasciare 18 convenzionali, altrimenti vi rimane troppo aperto. Quindi cucite questo, saltate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e dal 9 ricominciate e cucite. È indifferente cucire a punto basso piuttosto che con l'ago, quindi riprendete il vostro filo e cominciate la vostra cucitura. Pareggiate i pannelli in questa maniera, diciamo, fate corrispondere i motivi tra di loro e la maglia non vi rimane sfalsata. Parto da sotto, ripunto l'uncinetto, poi naturalmente lo faccio, diciamo, dal rovescio e poi rigiro la maglia, quindi scegliete il lato che vi piace di più, tanto alla fine sono righe di andata e ritorno, quindi non c'è un vero dritto e rovescio, e andate a fare la cucitura fino praticamente a lasciare i 15 centimetri da questa parte. Ovviamente quello che viene ripetuto sul lato andrà ripetuto anche sull'altro. In ultimo faremo la parte superiore che darà il taglio alla maglia. Una volta che avrete realizzato le vostre cuciture, questa volta abbiamo cucito di lato e non sopra, quindi diciamo che lo spazio è rimasto integro, abbiamo lasciato circa 15 cm e ho cucito anche la parte di sotto, sia da un lato che dall'altro. Indossata così vi scivolerebbe, perché comunque non si regge sulle spalle, ovviamente. Adesso andiamo a creare la componente per cui, oltre a dare un elemento estetico in più, andiamo a dare motivo e taglio alla nostra maglia. Quindi riprendete il filo e l'uncinetto e intanto avviate come me 60 catenelle. Il numero di maglie è naturalmente personale, potete decidere voi quante catenelle avviare, io intanto ne avviate 60, poi vedrete dalla risultante finale se sarà il caso di aggiungerne oppure no. Quando avrete caricato le vostre 60 catenelle, vedete, io mi vado a ripuntare in un punto qualunque, qui non c'è un criterio particolare, ho deciso di averlo non centrale ma sul lato, quindi conto 1, 2, 3, 4 e nel quinto motivo vado a ripuntare l'uncinetto, quindi posso togliere il mio marker perché a questo punto non mi serve più. Vado a ripuntare il mio filo, il mio uncinetto, quindi 1, 2, 3, 4 e nel quinto motivo. E vado a fare un punto basso. A questo punto, vedete, avete attaccato la vostra catenella. Cosa fate? Andate a lavorare un punto basso per ogni maglia disponibile, quindi un giro facile. Questo giro dovrà comprendere tutto il perimetro della maglia. Quindi, facendo un punto per ogni maglia disponibile, andate praticamente a fare tutto il contorno, vedete qui sarà facilissimo passare perché la cucitura è di lato, e andrete a fare tutto il percorso fino ad arrivare di nuovo al vostro modulo iniziale. Partendo dalla catenella di 60 maglie sono andata a fare un giro di punto basso tutto intorno, sono passata dietro, sono ritornata e mi sono fermata esattamente due motivi prima, sono due moduli completi, vedete, 2, 1 e 2, e ho avviato altre 60 catenelle dall'altra parte, quindi ho praticamente due catenelle volanti da 60 maglie cada una a distanza di due motivi. A questo punto quello che dovete fare e che termina anche il vostro lavoro è quello di aggiungere una catenella, facciamo il punto basso più due catenelle aggiuntive e andiamo a fare delle righe di punto alto, andando a lavorare sia sulla catenella volante naturalmente sia sui punti bassi, facendo l'andata e il ritorno completo. Quindi io parto da qui, faccio tutte le catenelle, faccio il giro intorno alla maglia e finisco sulla prima catenella. Faccio di nuovo 3 catenelle, giro il lavoro e rifaccio di nuovo il percorso a maglia alta, prima sulla catenella volante, poi sul perimetro e finisco sulla catenella. Farete tanti giri quanti saranno necessari affinché la fascia vi sostenga per bene le spalle e possa, una volta annodata sul davanti, darvi la giusta vestibilità. Io le avvio e poi vi faccio vedere indossata la maglia e vi faccio un po' un riepilogo di quello che abbiamo fatto.
Ed eccoci alla fine del progetto. Io ho fatto in tutto 3 righe di punti alti, andando praticamente a pareggiare il bordo superiore e quello inferiore. Poi voi, come sempre, potete modificare tranquillamente le indicazioni che io vi do. Come vedete, questo è l'effetto finale. Il punto è davvero molto bello, molto molto raffinato. Per la sua semplicità direi che l'effetto è anche così veramente molto bello. Cioè, sembra qualcosa di più impegnativo, invece in realtà, a mio avviso, è uno dei punti più semplici che abbiamo realizzato. C'è poco da contare. Una volta calcolato il multiplo iniziale, il gioco è veramente semplice. Una volta realizzati i 2 pannelli, abbiamo fatto la cucitura importante, lasciando qui 15 centimetri circa, più o meno 8 moduli, e abbiamo fatto una cucitura di lato, non sopra. In questo modo abbiamo potuto aggiungere questi 3 righe di punti alti partendo da questa parte. Adesso vi apro, vi faccio vedere quello che abbiamo realizzato. Vi ricordo che abbiamo avviato 60 catenelle. Ci siamo congiunte in un punto che voi stabilirete, diciamo così, con una riga di punti bassi abbiamo fatto tutto il giro e a 2 moduli di distanza da dove ho iniziato, vedete, sono 2 moduli di distanza, ho fatto altre 60 catenelle. In questo modo, con sole 3 righe di punti alti, andiamo non solo a bilanciare le stesse righe che abbiamo sotto, quindi creiamo un pezzo molto equilibrato, ma riusciamo, grazie anche allo spazio lasciato, mi raccomando, questo è importante, piuttosto un modulo di più, ma non uno di meno, perché ovviamente così scenderebbe. Perché abbiamo cucito soltanto sul lato e abbiamo un'ampiezza che nel mio caso appunto è di 45 centimetri. Quindi perché non vi scivoli dalle spalle? Il tutto dipende da questi 2 laccetti che noi andremo a chiudere con un primo nodo, tirerete, magari si forma una piccola contropiega qui che è anche bella, e poi fate il secondo nodo o un fiocchetto come preferite. Con 60 catenelle questo è quello che ottenete, quindi come lunghezza io direi che è giusta, non è né troppo lunga né troppo corta, ma come sempre potrete variare questo numero, così come i giri da fare sopra. Però vedete, una volta poi stretto questo fiocco, la maglia vi resta assolutamente perfetta sulle spalle. Potete scenderla anche un pochino di più, naturalmente, lasciando le spalle completamente scoperte. Come potete vedere, con lo scalfo da 15 centimetri, diciamo, non è molto profondo lo scavo anche qui lateralmente, quindi non si vede assolutamente niente. Io ho utilizzato la manda 5, che è un filo di Scozia nella variante ecru. Me ne sono serviti 300 grammi per questa taglia, che è una taglia 40-42, potete vedere, per me è anche grande, no? Quindi questo è quello che pizzico da una parte e dall'altra. Quindi diciamo che con il pannello 45x50 fate ampiamente una taglia 42. Poi di 6 in 6 andate ad aggiungere un modulo per volta. E in questo modo andrete praticamente ad allargare le taglie. Vi ho dato comunque qualche indicazione all'inizio in modo che possiate farvi velocemente i vostri calcoli. Come vi dicevo, qualora vogliate dare una lettura ancora più elegante, da sera, più impegnativa, ci sono i laminati. Vi ho fatto vedere su un campione piccolissimo l'effetto che può dare, così come ci sono i fili paiettati con delle paiettine, con delle micro paillette che possono essere utilizzate anche soltanto su un pannello, non su tutte e due, o eventualmente sulla fascia finale. Questa qui che circonda le spalle, qualora vogliate appunto dare un'interpretazione sia con un colore più scuro, sia appunto con dei punti luce, per trarne anche qualcosa di più elegante e non di giornaliero come magari nel mio caso. Spero che anche questa idea vi sia piaciuta. Fatemelo sapere sul mondo delle fate, dove vi aspetto ogni giorno per condividere la nostra passione. Grazie per avermi seguito, alla prossima!